Ed eccoci qui, pronti a continuare Sea of Stars, ragazzi. Buonasera e benvenuti a tutti. Allora, prima cosa abbassiamo un po' la webcam perché ho bisogno di stare un po' più bassa per Sea of Stars. Se no, copre delle cose e mi dà un po' fastidio. Allora. Eccoci qui, il gioco si sta aprendo. Intanto. Come state? Come va? Come è andata la vostra cena? Cosa avete mangiato di buono? Eccolo qui. Allora, gli audi sono alzati. Andiamo. Sea of Stars. Prendiamo il joysticko. Ah, ma qua ancora non si vede. Ancora non... eccolo qui, adesso si vede, adesso si vede. Perfetto. Let's go. E clicchiamo su questo tasto continuo, ragazzi. Dobbiamo andare oltre la cascata. Cosa scopriremo? Vediamo un po'. Dobbiamo muoverci, dice. Andiamo. Let's go! Che fico. Siamo sott'acqua, ragazzi. Han Solo. Stiamo andando alla torre magica. Oh, è tutto sott'acqua. Nice. Chissà se si combatte anche sott'acqua, non penso. Però esploriamo bene, facciamo il giusto esploro massimo. Poi qui succederà qualcosa, immagino. Possiamo mettere una sorta di qualcosa, chissà. Ok. Oh, quelli? Uno squalotto? Uno squalotto. Cosa ho preso? Ok, immagino che sia l'oggettino per poter avanzare di qua. Vorrei leggerlo se è possibile. Life power and device. Ok, un dispositivo praticamente utilizzare sott'acqua. Suffer key, quindi chiave di zaffiro. Let's go. Che figo! È uno scivolo acquatico. Olè! Figata. Ok, sì, si combatte sott'acqua per forza. Se no questi non avrebbero senso. Proviamo il combattimento acquatico. Allora. Ok, non hanno debolezze, maledetti. Va bene. Proviamo con una Sunlight Yellow Overdrive. Yo, ciao figlia, ciao amici. Come state? Cosa avete mangiato di buono? Ditemi un po'. Come va? Sunlight Yellow Overdrive. Bomba. Intanto spariamo fortissimo contro questi squalotti. Vediamo un po' se il Venom Flurry va meglio. Però non c'hanno debolezze, quindi non penso. Siamo a Squalopoli. Come se non fosse tipo la quinta volta, vi saluto nello stesso giorno. Importante salvarsi sempre come se fosse la prima volta, figlia. Fondamentale. Come stai, figlia dorata? Mangiato pasta, io ho mangiato la frittata. Guarda lì come sono diventati un'ascia gigante. Che fighi. Ho mangiato la frittata di pasta e si è goduto. Aia, mi ha fatto male. Ma quindi, mo, che sta facendo? Si sono scudificati. Si sono palesemente scudificati. Infatti non si fanno danno, maledetti. Se faccio così, ti fai danno.
La magia gli fa danno, ok. Quindi andiamo così. Dannati scudificati. Però lo scudo non si è infranto. Carino. Ok. Allora, io brodino con fiorellini. Che fiorellini? È uno yogurt. Azza. Mi sa che nei prossimi giorni anch'io super comfort food. Brodino ci sta comunque. Ti riscalda un sacco. In questi giorni di freddo, io, come noterete, ho un po' freddino, dato che ho le cuffie sotto al cappuccio. Si noterà che è probabilmente un po' freddo, giusto un pochino, eh? Giusto un pochino. Allora, proviamo a disorientarlo, non lo so, proviamo. Allora, combo. Solstice Strike? No, pacchiamo. Niente, troppo pochi danni. Flash Strike. Proviamo così. San! Ciu. Niente, ancora vivo. Sono immortali questi cosi. Ok, forse adesso riusciamo a sconfiggere. Ok, fiorellini di pasta. Ok, la pasta a forma di fiorellino. Capisco. Allora, abbiamo ucciso gli squalotti. Sono tosti comunque, quindi se riusciamo ad evitarli forse è meglio. Allora vediamo un po'. Esploro massimo, ragazzi. Ah, cazzo! Guardie incazzatissime! Non me l'aspettavo, guardie incazzatissime, devo dire la verità. Allora, Zail. Ok. Clone, no, ti prego, no! Oh no! I mostri che ti mettono altri mostri davanti sono i più brutti, sono quelli più infami. Cazzo, clone. Non mi piace per niente come suona clone. Proviamo così. Non so perché ho tipo 6 slot per le emote animate. Te l'ho detto perché praticamente... probabilmente ne avevi 3 prima e adesso li hanno duplicati. E se praticamente inizi ad usare gli alert di Twitch te ne regalano altre 2. Non so se hai visto pure questa cosa. E quindi è godo massimo. Oppure ne avevi 2 e sono diventati 4 e con i 2 slot di Twitch puoi arrivare a 6. No, altri 6 oltre a quelli che ho. Ah, top, super top. Vai, metti le emote, figlia! Io non so che altro fare, così ne avrei 8. Ci sta tutto. Metti le emote, figlia! Vogliamo più emote animate! Per forza, tocca! Io sono un sacco contento che hanno regalato un sacco di emote animate così. E hanno duplicato le emote animate. Io ne posso mettere altre 3 e posso sbloccarne praticamente altre 2 con gli alert di Twitch, però devo metterli gli alert. Ma non ho roba nuova, sto impazzendo. Oh no, pure io non so in realtà cosa fare. Dopo le tette che rimbalzano non ho altre idee, quindi se avete idee ditemele. Sparate qualche idea che vedo cosa fare. Vedo quando riesco ad animarla. Anche io non so che fare. Volevo fare il lurk animato e vorrei fare la sommersione d'amore, ma non so come farla. La sommersione d'amore come la vuoi fare? Volevi fare i gattini, però ho già i gattini che tipo saltano addosso. È più fattibile tipo rispetto ad altri. Ho tanti cuoricini che sbloncano. È fattibile.
Ok, questi due sono morti con questo attacco. Starlight Yellow Overdrive. Bonk. Si gode. Avevi detto di fare il godo massimo. Sì, lo so, volevo fare il godo massimo che gira. Però non so, è carino, vi piace, non lo so. Ah, qua devo suonare col Coral Hammer, qua. E un'altra... Ok, ok. Bonk. Si apre la porta? Immagino di sì. Ah, solo una. Ok. Dobbiamo trovare un'altra, immagino che sia a questo lato. Puoi fare il fungo trigger, cotoletta miagola. Io non so che vuole, prova a fargli una coccola, se non vuole la coccola avrà fame, se non vuole mangiare avrà boh. Vorrà rompere le palle probabilmente. Bonk. Ok, let's go. C'è un coso che gira, immagino che sia per aprire la porta. Ah, sembra più uno sfiatatoio d'acqua. Quindi ok, chiude, sbuc. Perfetto. Ah, qui si riposa. Ma qui? Nice. Rest. Ho sbagliato, devo prima fare rest. E poi in realtà conviene anche cucinare un attimo, perché non ho niente che mi curi tutti gli alleati. Quindi parti. Dovrei fare questa. Una di due di queste. Uno e uno, piace un sacco quando cucino. È fighissimo il fatto che escono tutti i disegni. C'è una di queste, una di queste. Non abbiamo altro per il party, penso. Avevo comprato una ricetta nuova, ma non ricordo cos'era. Cosa scappa 50 cucina? Cura KO questa. Questa qua forse è la ricetta nuova. Vai, cuciniamola. Ok. Papilotte. Le papilotte, ragazzi. Avete mai mangiato una papilotta? Eh? Fondamentale le papilotte. Behind the waterfall. Allora. Oh no, uno slime. Bonk. Riesci a fare qualcosa? Così. Ok, sì. Vai, 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 tocca a te. Sarai. Zack. Backstab. Allora, ah, in realtà hanno poco. Loro due hanno poco, però non si fanno troppo danno. Proviamo con questo. No, zero, addirittura. Ok. No, dobbiamo trovare allora cosa gli fa danno. Questi maledetti. Perché zero... Sunlight Yellow Overdrive. Eh? No, ancora... Oddio, si fanno male soltanto gli attacchi. E non sono neanche sicuro se gli attacchi magici gli fanno male. Sì, l'attacco magico l'ha fatto male. L'attacco normale? Sì, ok, soltanto gli attacchi. Va bene.
lobo maledetto. Madonna. Sì. Ok. Sono tosti proprio questi nemici in acqua. Patata e latte. Vabbè. Ok, dobbiamo mettere due cose qui, probabilmente altre due conchiglie. Vabbè, immagino che si prendano nei due dungeonini ai lati. Ok, dobbiamo rientrare sott'acqua. Vabbè, vai. Ah no, ok, cambia semplicemente. Vabbè, mi piace. Carino level design. Ok, quella lì dobbiamo prendere. La palla. Salve. Grazie. Ci sono. Ah, non possiamo scendere? Non ci fa scendere se la prendiamo direttamente qui. Però aspetta, sono stronzo io. Posso lanciare, no, non posso lanciare nessuna parte. No, e allora non devo prenderla subito. Non dobbiamo subito raccoglierla. Siamo un explorer. Sì. Ah, ma qui è chiuso. Possiamo andare per giù, prendere queste scale qua. Qui non abbiamo niente da metterci. Sbagliando qualcosa sicuramente. Questo sto decidendo di animare cose semplici. Di animare con semplici effetti remote che ho già. Ah, ok, dici quello comunque quando metti un emote animata lui ti dà comunque degli effetti base, dici di usare quelli. Ok, potevo lanciarmi, stronzo io. Forza. Esatto quelli, ok, ma già. Buon salve! Vedo che porta sempre giochi di qualità. Volevo giocarlo, ma devo migliorare con l'inglese. Ciao, Faride Bello, come stai? Da quanto tempo? Che mi racconti? Tutto bene, io tutto bene. Un po' stanchino, solito per il lavoro, però tutto a posto. Tu cosa mi racconti di bello? Cosa hai mangiato di buono stasera? Cosa hai fatto in questi giorni, queste settimane? Dimmi un po', dimmi un po'. Ok, Pink Pearl. Ah, ok, non mi ha aperto quella porta lì. Ok, devo farmi il giro perché mi ha tolto gli spuntoni qua. Beh, migliori giocando, esatto. Anch'io ci... Cioè, certe volte ci sono certe parole che devo prendermi il dizionario a fianco per capire che cazzo sta scritto. Allora, facciamo così. Per forza. Backstab. Aia. Il nostro amico qui è quasi schiattato. Potrebbe curarsi. Allora, una cosa che dobbiamo fare è spaccare questo prima che fa quella mossa di prima brutta. E quello non gli possiamo di niente. Non abbiamo una mossa che fa slash e luna contemporanea. Quindi picchiamolo e basta. Ah, ma lui è debole. È debole al veleno.
Però lei non ha mana, quindi deve attacco normale. Ok. Inferno, sto cercando di finire la postazione di lavoro, ma non riesco tra impegni e mal di vivere. Sono sempre. Ma sono super positivi. Forza, forza che ce la puoi fare! Forza che ce la puoi fare. Che è successo a Serai? Oddio, se l'è mangiata mentre leggevo. Cazzo, se l'è mangiata. Come si permette sto mostro di merda? No. Dannata ranocchia. E mo? Come la faccio sputare? Forse la sputa al prossimo attacco? No, non l'ha sputata. Amico! Dammi l'amica! Quanto c'ha? 99. Vai, io ho già anche male di vivere, sono super nervosa, povera piccola. Dopo la schiena? Come va, amichina? Niente, spacchiamo. Che dobbiamo fare? Ok. Gamberetti. Apriamo. Ok, qui non c'è niente. Andiamoci a prendere la palla. E andiamo dove dobbiamo andare. Talmente daffarata con le cose che volevo fare che non mi ha dato fastidio, o quantomeno ero troppo distratto per rendermi conto, piccolo. Ok. Let's go, let's go. Abbiamo una palla rossa, però qui cioè, ci sono blu e verde. Magari troviamo altre palle di qua. La palla rossa ci può servire. Sembra comunque controllare la salita. Qua c'è gialla, blu e verde. Vabbè, dobbiamo fare combinazioni di colori probabilmente. O qualche cosa folle del genere. Allora, qui come facciamo? Saliamo lì. Cosa è più puzzle ambientale. Scendiamo giù. Tra l'altro non mi sembra ci siano mostri. Certo, potrebbero apparire da un momento all'altro. Per quanto riguarda l'inglese, ragazzi, come faccio? Sono veramente una capra. Mi sto giocando un'oretta la sera Tactics Reborn, che è only inglese che te lo devo copiando. 95% del testo c'è ChatGPT per tradurre. Diventato pazzo. Oh no. Dovresti provare con qualche gioco un po' più semplice, magari, che ti invoglia. Anche proprio a livello di inglese più semplice. Eccoli là i mostri. Maledetti. Insomma, Minecraft, io una volta lo vidi sopra a una cosa per proprio per imparare l'inglese, perché impari un po' le basi di tutte le varie materiali, eccetera. Poi, non so, io ne ho giocati davvero tanti in inglese in passato, dove poi ho acquisito praticamente le varie cose. Tipo i Final Fantasy sono la maggior parte in inglese, quelli vecchi. Per quelli là hanno fatto praticamente scuola. Allora, proviamo prima a ucciderne uno. Downlight Yellow Overdrive. Anche le canzoni mi aiutavano molto ad apprendere l'inglese. Te ne mettevi e cercavi di capire cosa dicevano. Bonk.
tempo doveva anche essere con sottotitoli, anche sì. Ok, madonna, siamo mezzi morti. Però siamo anche quasi saliti di livello, si gode. C'è della goduria. Siamo un po' nella goduria qui, eh. Siamo comunque sotto al lago, quindi ci sta il lago Duria. E quindi abbiamo due palle di colori diversi a questo, va bene. Ah vabbè, lui mi fa mettere soltanto la pink qua, quindi mettiamo la pink, semplicemente la yellow. Splop. Ah, è un ascensore acquatico. Va bene. Immagino che per il momento non possiamo salire più di questo. Se clicco su... Ah, e ci sono gli altri due dungeon. Clicco qui, non me lo fa cliccare. Ok, simpatico. Andiamo. Ah, però in realtà siamo mezzi morti. Dove cazzo andiamo, amici miei? Scendiamo un attimo giù a curarci e poi andiamo. Direi che la scelta è più saggia. Invece di sprecare consumabili, dato che abbiamo comunque il salvataggio qui vicino. Giusto, giusto. Rest. Tudum. Queste stelline le posso far roteare, no? Ok, succederà qualcosa dopo allora. Questi blob non mi attaccano, ok. Meglio così, li odio. Ok, qua non possiamo prendere ancora niente. Saliamo. Giochi di rotelline, mi sa. Ok. Questo livello direi che un po' stimola la diuresi. Riputanti, ma devo farcela. Determinazione da personaggio anime, esatto. Ditemi un po' com'è Chrono Trigger. Ditemi un po', è come Chrono Trigger. Allora, non ho giocato a Chrono Trigger. E lo vedrò per la prima volta, penso. Quando lo porti, figlia? Chrono Trigger, in questi giorni. In questi giorni mia figlia Rox, ragazzi, andate a seguirla, amichina, fammi... Mercoledì, ok, mercoledì. Mercoledì mia figlia porta Chrono Trigger, che gliel'hanno riscattato, e quindi scopriremo com'è questo Chrono Trigger. Però no, non l'ho mai giocato Chrono Trigger, quindi non saprei dirti. Allora... Abbiamo alzato un po' il livello del mare? No, abbiamo alzato manco il cazzo, se soltanto... aperto quello, va bene, andiamo. Brava Michina che ci fa lo sciatattino, andate a seguire mia figlia, ragazzi, fondamentale. Tardi, non so se lo sai, ma Rox è mia figlia, di loro ovviamente, però è mia figlia. Tanta roba, ragazzi, un viaggione, azza. Mo' mercoledì lo scopriamo. Poi se mi prende abbastanza, poi decido di non farmi troppi spoiler e di giocarlo un giorno. Allora. Abbiamo preso una armatura nuova, penso che sia questa. Però non ne sono sicurissimo, perché non mi ricordo. Rado Carri, peraltro. Ah no, era questo qua. Talassic Oak, era sicuramente questo qua.
Io mettiamo proprio a lei. Non lo tutti benissimo, infatti tutti quanti ne parlano bene, anche quello tutto in inglese, Poppy. vabbè, che ci vuoi fare? Ci sono alcuni giochi che proprio non li vogliono tradurre. In realtà, secondo me, questo qui prima o poi lo tradurranno, perché comunque ha fatto un buon successo. Ha anche vinto il premio ai Game Awards, quindi secondo me se lo merita una traduzioncina il nostro Sea of Stars. Speriamo, vedremo. Cosa succede qui? Ah, ok, un... carino, mi piacciono questi indovinelli così. Ecco fatto. Si gode. Perfetto, palla verde. Ok, nice. Adesso però ce ne scendiamo e dobbiamo prendere gli oggettini. Ranocchione, maledetti. Allora, tu ce l'hai la skill, vero? Sì, vai. Bonk. Ed è pure vulnerabile lo stronzone. Dove vai, giraia? Allora, vai, Venom Flurry, vediamo quanto lo spacchiamo con la Venom Flurry, che è pure vulnerabile lo stronzo. Si gode, l'abbiamo ucciso e siamo presi di livello. Godo maximo. Per forza, guarda là. C'è il mana. Mana punto in più. Tantissima roba, ragazzi. Mana punto in più. Non posso rinunciare al mana punto. Garl, anche tu fai il mana punto. Che fai? Quel mana in più, ragazzi, è troppo. Troppo per rinunciarci. Attacco. Io devo dare un po' di attacco fisico in più alla nostra amica. Il mana. Quando mi esce il mana, tocca prenderlo. No, non li voglio affrontare questi. Che non abbiano dietro. Ah, c'hanno proprio il come andare avanti dietro. Maledetti. Vi odio. Quattro danni, madonna, quattro danni alla volta. Andiamo. Aia, due pugnetti. Che schifo. Non ho parlato niente. Uno. Ma se io uso lo strike, gli fa almeno danno. E comunque colpisce entrambi, quindi magari. Sì, vabbè. Due di danno, e cazzo gli facciamo due di danno? Sta prendendo il culo, fondamentalmente. Più glielo fai danno, proprio ha detto. Segui il profumista del pixel art degli albori. Non tu sei ancora lo sviluppatore, graficamente mi piace un sacco. Ah, ci stanno certe pixel art che sono davvero per me. Questo gioco mi piace tantissimo, ad esempio. È davvero un sacco bello.
Allora, rischiamo con Valeria che c'ha così poca vita. Ormai stiamo andando. Balliamo, come si suol dire, ok. Qui possiamo soffiare. Ah, ok, qui è soltanto per avere un appiglio. Oh no, ho fallito. Devo stare qua sotto. Carino. Comunque la situazione. Con questo indovinello così. Immagino che comunque usciranno i mostri a un certo punto. Questa cassa. Devo trovare il modo per prendere questa cazzo di cassa, ragazzi, non si va da nessuna parte. Ovviamente. Ok, questo, per forza. Escono anche 10 mostri lì, no? Oh no? Strano. Mi aspettavo 10 mostri, ma in realtà la cassa è un mimic. Ah no. È uno scudo per Garl. Metti subito. Perfetto. Bloccati per sempre? No, ok. Andiamo. No, dai, senza nemici? Davvero stai facendo? Assurdo! Assurdo, senza nemici, abbiamo fatto bene a non andarci a curare allora. Si gode. Era soltanto indovinelli. Purple and green. Let's go. Però più saliamo, più c'è bisogno della cura. Che potrebbe esserci boss fight dopo, anche se penso che prima di una boss fight comunque il gioco ci metta un salvataggio di nuovo. Però non si sa mai, non si sa mai. Noi ci andiamo un attimo a curare, siamo un po' previdenti. E salviamo. Livello 11. E si gode. Fondo non c'è niente. Ah, qui non ci posso salire. Ok. Quindi siamo obbligati ad andare prima a sinistra. Giustamente qua non c'è neanche la bolla da mettere. La perla. Quindi dovrebbe essere tutto continuativo. Quello semplicemente uno shortcut. Che questo qua ci spedisce in Africa. È tipo la corrente di Nemo. Qua possiamo metterci cose. Qui non possiamo andare da nessuna parte. Va bene, andiamo in Africa. Splup. Ok, Ranopoli. Sarebbero due stronzoni.
Penso che siamo obbligati a picchiarli, sì. Allora, dovremmo usare questa su di lui. Almeno uno ce lo abbiamo davanti. L'altro invece farà un clone. Questa cosa non ci piace. Ancora di valere, va bene. E ne facciamo un Sunlight Yellow Ore Drive qui, che prendiamo a tutti. Tutti! Sunlight Yellow Overdrive, boom. Non sono morti tutti, la cosa mi dispiace, però che vogliamo farci? Allora, vai, facciamo questo Moonerang, vediamo quanti rimbalzini riusciamo a fare. Ok, uno c'è morto almeno. Ok, due parate su tre. Un altro? No, non ce la facciamo. Vai. Ciu ciu ciu. Perfetto. E si gode. Abbiamo preso una valvola. E mo andiamo a svalvolare da qualche parte. Splup. Conclusimi capolavori. Ora devo scegliere. Cosa devi scegliere? Quanti ne hai fatti i capolavori che devi scegliere? Interessante la situazione. Poi tra le varie versioni, quelli con gli effetti più carini, faccele vedere in chat se le caricate. Non so però se già c'è il carico veloce o ci mette tempo a caricarti le mod. Ah, qua stanno ancora chiuse le porte però. Che si fa qui, amici? Le porte chiuse. Ci veniamo qui per sempre. Non mi sembra il caso. Allora. Non devo prendere subito la perla, allora. Ho preso l'altra valvola però, quindi possiamo andare in realtà. Ho cercato di conoscere, ma sarà una sorpresa, non spoiler, azza. Curioso adesso, ancora di più. Ok, lo mettiamo così al massimo. Lanciamoci. Olè. Mm.
Devo ancora trovare un modo per arrivare a quest'altro lato. Ah, ma qua c'è un coso. No? Cosa di quelle? Vabbè, per il momento dopo vediamo. Non ce ne sono vari, quindi probabilmente non è un coso di quelli. Palla blu. Così si sale troppo, no? Devo trovare prima la soluzione all'enigma. Prendere quell'altro coso lì. Nel caso dopo scendiamo. Ci lanciamo proprio, se no. Non è per di qua la soluzione. Ok, qui c'è un salvataggio. Immagino che ci sia la boss fight qua dietro. Behind the waterfall. No, lanciamoci. Splop. Ho bisogno di prendere tutto prima di proseguire. Allora, capiamo qui cosa possiamo fare. Facciamo così. Noi ce ne andiamo nella parte di mezzo. Nella parte di mezzo, noi cosa possiamo fare? Non possiamo fare un cazzo di quello che ci serve. Quindi qua è fallimento. Forse. Ok, ho capito. Ci sono, ragazzi, ci sono. Ho capito tutto. Andiamo lì. Rialziamo praticamente tutto. Andiamo per sopra e ci buttiamo dalla parte dove abbiamo preso il gamberetto. Dovrebbe andare bene. Ciao nipotina! Come stai, gatto? Che mi racconti? Sì, è un sacco di gioia questo giochino. Cosa? Che cosa vuoi fare, figlia? Figlia, non si fa, eh? Non si fa. Non si fa, figlia. Figlia, oh. Non si leva Pikachu che twerka, eh? Non scherziamo, le emote preferite di tuo padre. Che fai, la levi? Che fai, la levi? In teoria, ma non te l'hanno tolta, quindi penso proprio che non se ne siano accorti che twerk. Quindi non ti preoccupare, figlia, nessuno lo nota. Mi sono detto che ballonzola. Ah, ma a me tutto bene, gatto. Un po' freddo anche qui stasera, in realtà. Infatti, come noterai, sto col cappuccio con le cuffie sotto. Ma tutto a posto, cosa hai mangiato di buono, gatto? Raccontaci. Più che altro me l'hanno approvata manualmente quella ancora. In che senso manualmente? Let's go. Adesso possiamo andare felici e contenti in questa porta dove presumo ci sia la boss fight. Mangiato la zucca, l'essenza della felicità a voi. Io ho mangiato frittata di pasta e si è goduto. Frittata di pasta del godo. L'energia da questa porta sembra odd.
Odd, sembra proprio odd. Cazzo, quante odd. Oh, Dio. Sembra strano, ok. Nel senso che l'ho caricata quando ancora dovevo aspettare l'approvazione di Twitch. E in teoria l'hanno approvata. Quindi non, sicuramente non ci sono problemi. I bet the big mystery. We are supposed to find it's right behind it. Io scommetto che il grande mistero che dobbiamo trovare è esattamente dietro questa porta. Speriamo. Vabbè, in caso comunque non ti succede proprio niente. Ti levano soltanto le motte e ti dicono che non la puoi usare. Se proprio un giorno dovesse succedere una cosa del genere. È successo a Barba Calva che c'aveva le motte del culo che vibrava. E praticamente gli hanno tolto le motte semplicemente e basta. Semplicemente non puoi usare le motte e basta, figlia. Non succede niente. Ma sì, no, quello è per una banda. No handles. Can't push. It's open nature. Non c'è via, non possiamo spingerla. Si apre magicamente, no? E non risuona con la nostra magia innata. Forse dobbiamo soltanto bussare? No, no, non ti bloccano. Garlo è sempre sul pezzo, ragazzi. Sicuramente la bussatina basterà. Grandi archivi, torniamo da lui. There are forts in the tower. Prevent Valiant, but alas. As fate would have it, when this event first occurred, the mysterious door remaining firm and shut. Che questa qua è difficile. Intanto c'è questa, ma è bellissimo questo Squirtle. È Squirtle con Sax. Ma dove le trovi queste? Sono bellissime. fantastiche. Eppure shiny, guarda come sbrilluccica. Allora, il loro essere entrati nella torre. Provid Valiant, but alas. Ripeto, sono provato a trovare queste cose gratuite. Fortissima, mia figlia, ragazzi. Allora. Allora, nella scalata della torre si sono dimostrati valorosi, ma ahimè, il fato gli va contro comunque, e la porta rimase chiusa, immagino. Firmly shut. Ok, chiusa saldamente, praticamente, con decisione. Despite the best effort in the face of the setback, our heroes were unable to reach Mensa Highland in time, and the Valorous Strife turned into a World Eater. Ok, praticamente rimasti bloccati da tutto questo, i nostri eroi non riuscirono a raggiungere Mensa Highland in tempo. E l'abitante del conflitto divenne un World Eater. Ma questo immagino che sia una storia che non è andata a buon fine. La nostra invece andrà a buon fine, no? They fought ever so bravely. Hanno combattuto così coraggiosamente qualsiasi cosa. But in the end, their life and their world were lost. Ma alla fine le loro vite e il loro mondo
furono persi. Thus we arrive at the Crooks Hot Tonight's Musing. A single question. Tus, cos'è tus? Quindi, ok, quindi arriviamo alla conclusione of tonight musing. Una conclusione. Al fulcro della conclusione, al nocciolo della conclusione, una singola domanda. How far might they so should fate be given a nudge? And the door that once sat close will be opened? Cosa potrebbe mai praticamente far sì che il fato gli dia una spinta e la porta questa volta si apra? La presenza di Garl. Scopriamolo. E Garl bussa. No! Stiamo bussando alla sua porta, ma... Wow, archivista! No! Dio! Che posto è questo? Smell musty! Musty cosa sarà? Sembra ammuffito, cioè odore di muffa. Buon pomeriggio e benvenuti al grande archivio. Per favore, scusate il disordine. Ero assorbito dal mio lavoro. Wait, are you... Aspetta, sei davvero... I titoli sono per storie e miti. Per favore, chiamatemi Reshan. Reshan. That's ever cooler than X-Tall. È più figo di X-Tall. Comunque apprezzo troppo che nel dialogo venga inserita l'icona del personaggio con più dettagli. È un sacco figo. Ma è anche fighissimo quando poi ci sono le cutscene e sono versione anime proprio, cioè spettacolo. Wait, so you are the immortal... aspetta, quindi tu sei l'alchimista immortale? Penso proprio di sì. Unreal! Inreale! Alchimista, signore, noi... Per favore, chiamami Reshan. Reshan, questo è davvero inaspettato. Sì, troppo, troppo bello, troppo bello. Questo gioco mi sta piacendo un sacco. Sì, noi... come possiamo aggiustare tutto questo, quindi? Fortunatamente non potete. Embonding by a very strict code. Sono legato praticamente a un codice ben ristretto. Non ci sono parole per esprimere la sofferenza. That would ensure were I to make matter in my own hands.
La sofferenza che tutto questo praticamente. Take matters into my own hands. Esasperato lo dice a momenti Reshan o come si scrive? Make into my old hands. E praticamente dice che sicuramente ci sono alcuni chat di voi che l'avranno capito meglio di me. Che non ha parole praticamente per esprimere quanta sofferenza ci sia in dire questo, che sia tutto nelle sue mani praticamente. Worse than another, peggiore di un abitante che si trasforma in un mangiatore del mondo? Non per minimizzare la situazione, ma devi capire che il grande schema delle cose, che per il grande schema delle cose la tua realtà è soltanto una di tante. Aggiustando praticamente il tuo reame, I would unleash a ferocious right on countless other. Ok, io aggiustando il tuo reame, io potrei rilasciare a ferocious, probabilmente un nome dato che l'ha messo così in rosso, l'ombra di questo a ferocious. O innumerevoli altre. E questo è inaccettabile. Chi cazzo è Atreus? Eofrius, come cazzo vogliamo chiamare? Un mio associato. Would your people call me the immortal? Come le tue. Come la vostra gente chiama me l'alchimista immortale, si riferiscono a Foriul. Ai Forlu. Come cazzo? È un socio di Reshan. Ma è il carnemante, il cattivo di tutta la situazione. Ai Forul. Ai Forul. Dovrei esserci riuscito. Ai Forul. Come il carnemante, il Fleshmancer. E si sta nascondendo da qualche parte anche lui. Il vostro mondo è salvo. At least disregard. A proposito di questa cosa. I for you. Niente, non ci riesco. Avevo la stessa faccia di Zale. No, niente, non riesco a leggere questo nome. Eforul. Se n'è andato tanto tempo fa. Should you learn of my presence here? Deve aver capito della mia presenza qui, comunque. Io pronunciavo Eforul, ok, Eforul. Vediamo se mi viene meglio. When taking on, he not be a loser. When taking on, is not nothing but a loser. Ok, no, noi ci siamo per prenderlo. Non è nient'altro che un perdente, immagino. Now it's a part time is of the essence. Ora è
It's a bird's time. Ora è il tempo dell'apparizione della sua dell'essenza. We to get. Ok, dobbiamo andare a Mesa Island. Come facciamo? Puoi aiutarci? Potrei. Ma prima. Dobbiamo determinare. Whatever or not, you can help yourself. Se potete o meno aiutare voi stessi. Noi sappiamo come combattere. Certo che lo sapete. But this matter about whether you truly are. Well, I am hoping you are. Certo che lo sapete. Ma questo. Ma quel che importa praticamente è cosa voi siete davvero. E cosa praticamente. Io spero che voi siate. For now I will send you to a remote location where. Ok, per adesso vi manderò in un posto remoto dove in Chase the Nice. Dove incastonato nel ghiaccio o comunque congelato nel ghiaccio. Riposa da molto tempo un artefatto. Ho sperso una matita e non mi riesco a spazio di dare. Grau! Chissà come fatto. Che tipo di artefatto? Non vi dirò nient'altro in questo momento. If letting you in here was very close of action, its power will call to you. Se praticamente vi. Letting you in here. Proper cause of action. Questo potere vi chiamerà. Ok, quindi se ci riusciamo, un potere ci richiamerà qui. O comunque il potere dell'artefatto ci richiamerà. Una di queste due. The portal leads where it went forgotten. Il portale porta, cioè ci porterà dove è stato dimenticato, dove questo è stato dimenticato. Prendete l'artefatto. Then I shall entertain this plan of yours. Così dopodiché io potrò darvi una mano. Potrò aiutarvi comunque, qualcosa del genere. Michina, stai disegnando? Che stai disegnando? Che stai combinando? Che sei persa la matita? Glacial Peak. Oh, ma che canzone del godo! Il tiro con una bocca e. Stiamo in ritratto, ok, avevo immaginato. Oh mio Dio, delle palle rotolanti! Doppia martellata serve, vai! Si gode.
Ok, parato. Allora. Ah, però aspetta, no, me l'ho fatto, vabbè, sti cazzi, è andato. Detonato. Pure quest'altro, si gode. Devo dire che si gode abbastanza. Oh, non scordiamoci di salire là sopra, ci sta un coso del godo. Fondamentale. Saltini pazzi. Ok. Pium. Pium. Oh, un'altra canzone, si gode un sacco. Ok. Carino. Carino che possiamo fare questo. Possiamo fare anche altro. Guardate la luna. Mettiamo la luna in cielo, dai. Che figata. Possiamo controllare il tempo. Cambiare qualcosa di qua, no? Let's go, let's go. Che è lì, altre palline rotolanti. Spunk. Oh no, c'è anche un golemone. Oddio, ma guardatelo. Ma lo vedete quanto è potente, ragazzi? Guardate lì, è un golem DJ. Potentissimo. Sono riuscito a bloccare la sua cosa. Adesso suona i tamburi, ma è fortissimo. Best mostro nel gioco. No, è bellissimo. Allora, però sappiamo che è vulnerabile alla luna, ma resistente al sole. Quindi proviamo un po' di veleno per vedere se i piccoletti in realtà non hanno debolezze, da quel che sembra. Quindi andiamo, facciamo. Però neanche resistenze, quindi dovremo andare tranquilli. Un bel po' di danni comunque. Ok, con Valere in realtà possiamo rompere il culo a questo, che è vulnerabile. Bell'attacco! Fatto un sacco male. Ok, Zeilor, forza. Fermiamo quel coso. Aia, molto Zeil. Madonna, quanto è rimasto. Combo. X-Strike. Attacca tutti. Ma no, 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 io voglio la combo. La combo di cura. Zeil combo, Mending Light per favore. Così siamo a posto per i prossimi scontri. Cioè per il prossimo. Ok, fare così. Andiamo sul sicuro. Che quello attacca tutti quanti. Questo piccolino invece va bene. Ok. E si gode, l'abbiamo spaccati. Guarda lì col coltellino. Nipote agguerrita. Allora. Ok. Qui c'è del godo. C'è del godo. Allora. Immagino che ci serva questo. Ah, guarda lì c'è un altro di quelli. Madonna, quanta violenza.
guarda qui, c'è una cosa del godo. Ok, dobbiamo usare in qualche modo il... come si dice? Non dire posto su, mi sa che sono stanco, povera amichina. Deve verso la matita davanti al suo naso. Dobbiamo picchiarli per forza, cazzo. Però questi qua sono deboli alla luna, quindi luniamoli. Moonerang. Let's moonerang together. Madonna, che dolore. Maledetto. Un altro Moonerang non ve lo leva nessuno. Dovrebbero morirci forse se vado bene. Non è andato. Perfetto. E si gode. No, ma che spettacolo. Che cosa bellissima sto vedendo. No, vabbè. Beh, è fenomenale. Ehi, a questi qua devo ucciderli così, questi piccoli. Sono letti all'overdrive. Niente, sono ancora vivi. Incredibili. Madonna, siamo quasi morti tutti. Aiuto. Avevo una cosa che mi faceva farti. Eccolo qua. Parti questa qua. Madonna, ragazzi, questi ci spaccano. Madonna, che dolore. Cazzo, devo mettere Garl. Vai Garl. Ok. Pagarlo. Ok. Quello c'ha 41. Ma Sambol dovrei ucciderlo. Ok. Un altro pensiero tolto. Questo c'ha 2 HP. Dai. Che dolore. Ok, però adesso facciamo lo swap. Siamo tutti quanti mezzi morti e facciamo Mending Light. Direi che è la migliore strategia al momento. Ci curiamo un po' tutti. E ci piace. Potenziamo Valeria al massimo. E facciamo un Moonerang che non si scorderà più questo. Vai. Voglio un one shot, voglio. Si gode. Che goduria, che goduria. Avete sentito il godo in questo Moonerang? Eh? Io l'ho sentito forte e chiaro. Oh no, Serai è morta. È ritornata a noi. Giustamente è ninjissima, ci sta.
Qua crolla tutto, ragazzi. Sì, qua stanno giocando a palla. Se li volessi far giocare per cazzi loro senza rompergli le palle a questi poverini. Posso? Ok, posso. Dai, lasciamoli in pace, quei poveri cristi. Stanno giocando a palla. Già mo io dobbiamo far praticamente sciogliere tutto. Oh, siamo scesi giù. C'è del godo. Oh no, questi da dove sono usciti? Flurry. Venom Flurry. Cinque a testa, non male a nessuno direi, eh? Non male solo a loro. Aia, vabbè, fa niente. Ci abbiamo il salvataggio qua vicino, ma vai, vai. Non si può ancora fare questo, ok. Beh, dobbiamo sciogliere prima sto ghiaccio per fare cose. Poi facciamo il vecchio treco fondamentale. Ah, c'è boss fight. Di nuovo questi due. No, sono gli altri due. Sono uno e due stavolta, tipo. Two. However you did it, you are foolish for showing up here. Siete. Allora, alla fine ci avete fatto. Siete folli ad arrivare qua su. A farvi vedere qui. Polly and Cornered. Messi all'angolo anche, immagino sia. E i vostri amici già hanno già provato. Non vi hanno fatto rapporto? Mai. They truly are feisty. Feisty. Sono stati così esuberanti. Esuberanti e arroganti anche. Venite allora. Ok. Allora, come il buon GDR insegna, si fa fuori prima il mago. Il problema è che al mago non possiamo bloccargli quella magia potentissima che sta per lanciarci contro. Quello è un bel problema. Quindi direi di fare una flurry. Così vediamo anche un po' se qualcuno di loro è debole o meno al flurry. Sbagliato, invece potevo bloccargli, lo so stronzo io. Potevo fare la skill per aumentare il giro. E vabbè. Usiamo il Lunar Shield perché non sappiamo che magia ci butterà contro questo e quanto ci farà male. Let's go. Todome. Che sta facendo? Ci sta lanciando quell'altro contro. Vabbè, tanto non ci possono fare danno in questo momento. Ok, va bene. Allora, Sambo. Non sono abbastanza vicini per poterli colpire entrambi, ma a me interessa il mago. Sunlight Yellow Overdrive. 69 danni, un bel numero. Andiamo, attacco. Colpisce tutti e tre, ok, fa poco danno però. Lui invece fa un sacco di danno.
46, noi stiamo facendo comunque un buon danno per degli attacchi semplici. Ok, luna, quindi Moonerang momento. L'amico qui è messo abbastanza male, direi di fare un healing light. Ok. Ok, stavolta non ci facciamo, non facciamo stronzate, facciamo questo. In modo che gli... ecco qua. Forse adesso... No, no, questo non doveva succedere, adesso siamo fottuti. Lascerò plant damage in questo one target, no. Un shield. Allora, quindi dobbiamo caricarci valere. Oh, l'abbiamo ucciso. Si gode. Quindi c'è rimasto soltanto lui. Gli facciamo una bella Venom Flurry, così non se la scorda più. Concentrare gli attacchi sul mago funziona sempre, ragazzi. Guardate là, li abbiamo disintegrati. Che pippe sono. Ah, siete così fortunati. La prossima volta noi vinceremo, hanno detto così anche i vostri amici. Mi hanno perso malissimo. Vinceremo e celebreremo anche. Iari, iari. Scarsi. Guarda Garl potentissimo. E non tornate indietro. Siamo vicini. Lo riesco a sentire. Andiamo. Facciamolo. E poi per fare un backtracking assurdo, perché c'è un sacco di cose dietro. Spero che me lo faccia fare adesso e che non debba tornare poi in altri momenti proprio. Ok. Ah, qui se non ci muoviamo cade tutto. Siamo cominciati. Ok, questo qua sempre che non funziona. Infatti è tutto. Magari il potere è di aggiustarli o di cambiare il nostro piacimento il giorno e la notte, chissà. Allora due si sono allontanati, giustamente deve risuonare con noi l'artefatto, ed eccolo l'artefatto del godo. Sembra un tirapugni. Amuleto del solstizio. Così tanta energia. È lo stesso tipo di potere simile a, secondo me, ai cosi a terra che ci fanno cambiare il giorno e la notte. 100%. Come ce ne andiamo via di qui? Questo blocco non si può sciogliere. La luna celestiale è distrutta. Oh yes. E possiamo proprio cambiare il tempo. Ok, perfetto. Senza... va bene. Possiamo fare tante di quelle cose adesso che si gode, ragazzi. Wow! Adesso potete farlo a volontà? Proprio così. Questo amuleto che risuona con la nostra magia è davvero forte. We got... what do we need? Abbiamo quello che ci serve. Torniamo da Reshan. Oh.
E questo coso? Ah, oddio, addirittura. Il potere della luna? Rompe questi cosi? Se li rompo tutti c'è un premio? Certo che c'è il premio. Vabbè, premio era il modo per andare avanti, il nostro premio, ok. Tutorial. Ok. Let's go, do. Andiamo a sciogliere il mondo. Godo, godo, esploro, il godo dell'esplorazione, esatto nipote, proprio così, godiamo, esploriamo, prendiamo i tesori, segnato Clarity, vediamo. Cosa fa? Magic Attack più 7. Allora, fai vedere un attimo gli amici che non hanno niente, lui non ha niente. Le skill costano meno un PM, in realtà lo darei proprio all'amico nostro qua, eh. Magic difesa più 10, magari ti do questo. O Magic Attack, mamma mia, questo qua fa ancora più danni, vai amico. Ah, però già ce l'hai quello del Magic Attack. Vai, pure il costo in meno. Allora, Attack Power e HP massimi più 15, non è male. Però direi Magic Attack pure a lei, può fare tanta roba. Allora, lei c'ha Attack Power, a lui possiamo mettergli in realtà gli HP, mettiamo questo. Just bonus for saving hits and blocks by 10%. Preferisco questa, la cura. Madonna, col coltello, attenta dove lo metti il coltello, mettilo dentro all'apposito contenitore, mi raccomando nipote, non farti male. Tanti bacini, grazie per essere stata qui, un bacione fortissimo e riposa bene, mi raccomando. Poi ci sentiamo sicuramente domani da qualche parte. Allora tanti abbraccini. Allora, e quindi qui dobbiamo provare. Ah, stanno qua, eccolo qua. Cosa succede? Ok, adesso lo possiamo spostare e quindi fare un po' di fattacci. Perfetto, e ci andiamo a prendere questa pergamena del godo. Dimmi cos'è. Carles Serai Item Ratatouille. Cos'è? Sono curiosissimo. Posso vedere? Skill con boss. Ok. Random item for a special effort. Quindi cura a caso. Probabile una cura random. Da scoprire.
qua sopra c'era altro. Tocca controllare un attimo. Sì che c'era altro, guarda qua che c'è. Il cazzo che ci perdiamo le cose. Let's go. Allora, qui a sinistra pure c'era tanto altro che non abbiamo preso. 110%. Let's go. No. Perché poi siamo andati dai mostri qua. Quindi non c'è niente. Abbiamo già preso tutto qui. Non ne sarei sicuro al 100%. Guarda qua, ci sono questi, quindi no. Perché siamo andati direttamente di qua a destra, non siamo andati a sinistra. Perfetto. Andiamo. Ah, c'è anche un campo. Nice. Però non lo useremo, perché siamo abbastanza messi bene. Fa finire che rispawnano i mostri. Quindi possiamo andare. Che figa queste canzoni. Salvataggio. Qui si scende direct lì. Mi sa che ci non viene. Ok, non c'è altro, perfetto. Let's go! Teleport? Yes! Teleporto! Direi che con questo potere in realtà possiamo esplorare un po' tutta la mappa, no? Siete ritornati! Congratulazioni! Adesso ci aiuterai ad andare a Mesa Island? You were just there a few moments ago. Eravate qui solo un momento fa. E? Questa è la strada, quindi? Ah, eravamo a Mesa Island, ok. We just go back and hike. Dobbiamo soltanto tornare indietro e scendere la montagna. Scalare il picco glaciale a piedi. Soltanto gli animali possono. Will you accept one final challenge? Accetterete un'ultima sfida. Se avrete successo, vi prometto di aiutarvi. Siamo di fretta, avevi detto? Lo so. Quel che ho detto. Ascoltatemi. L'unica strada per rimuovere la barriera is walk to the giant stonehead. È andare alla grande testa gigante. L'abbiamo vista. I can make the potion for you. Io posso fare una pozione per voi. But the ring is required. Century of maturation. Ok, ma ricorrerebbe secoli di maturazione. Secoli? È inutile. That is why I need you to recover my personal alchemy battle, the Vital of Time. Ok. Ed è per questo che ho bisogno che voi recuperiate la mia bottiglia d'alchimista personale. La boccetta del tempo. Con lei io posso controllare il tempo.
Portatemela e io posso preparare lo posso preparare in pochi secondi. No way! Perché il tizio ci aveva detto la vita. Ok, where can we... dove possiamo trovarla? Heforul. L'ha nascosta da qualche parte a Watcher Island un po' di te molto tempo fa. Tutto quello che so, per certo, che la grande statua, la statua gigante, non Wish the Island, got the name of the key. Ok, che la statua gigante, from which the island got name, che la statua gigante dell'isola got its name, che ha il suo nome. Ok, quindi la statua di Butcher Island è la chiave. Come puoi esserne sicuro? Eferul. Tricks anyway involving tutti i trucchi di Eferul ci sono in mezzo alle grandi statue. Mi piacciono le grandi statue, Eferul. Eventualmente, I figured he would have to stop if I never recovered my vital. Penso che lui pensi che non l'avremmo mai fermato se senza la... He would have to stop if I never recovered my vital. Che non sarebbe mai stato fermato se io non avessi mai recuperato la mia boccetta. Ma there is... We're in need of this. Ok, ma è quello di cui abbiamo bisogno. Questo è ridicolo. Chiamalo come vuoi. Ma io mi raccomando a voi che prendiate questa missione seriamente. For it be very trying. Potrebbe essere davvero provante. Trying, non penso che sia inteso come questo. E beh, c'è da provare comunque. Sicuramente, comunque, noi siamo pronti. Andate a nord di Watcher Island, la città dell'isola degli osservatori. And perform the cleansing. Ok, fate pulizia al picco del tormento. Ok, 200 detti di non andare, perfetto. Cleansing, c'è un abitante lì? Certo. It may be just a prank. The first played it himself. Ok, è soltanto uno scherzo, ma... Verus l'ha creato praticamente lui stesso. Their power augmented by... Ma senza che il loro potere sia aumentato dall'eclissi, voleva dire. Sì. Ma gioca adesso con il fatto che possiamo controllare il tempo. È per questo che serve l'amuleto del solstizio, giusto? Esattamente. I mean to behold, deve essere vecchio, ma il suo potere magico è ancora forte. Combattete contro l'abitante del tormento con convinzione e l'amuleto risuonerà. The power to conjure an eclipse. Il potere di poter evocare un'eclissi. Ok, ce la possiamo fare.
Il picco del tormento. Afflict the mind in devilish ways. Affligge la mente in modi diabolici. Deserve fight chance. Però voi avete una chance di combattere qui. Cosa gli sta dando? Ah, ci sta dando cosa? Un oggettino a tutti. Go drink. Ok, ci sta dando una pozione. Cos'è? One dose of treated mind potion for each of you. Ok, una pozione praticamente per aiutarci a non essere soggiogati. Forza adesso, buttatela giù. Non sento niente di diverso. E grazie a questa passione, you will be able to say the same after spending this time in this wicked place. Ok, con questa pozione potrei dire la stessa cosa dopo aver speso del tempo in quel posto maledetto. I told you couldn't help. Pensavo che non potresti aiutarci direttamente. It is but a little nudge. Surely this can stay between us. È stato soltanto un piccolo aiuto. Sicuramente questo resterà fra noi. Grazie, Rashan. Torneremo con la fiala del tempo. Ok, sentitevi liberi di usare questi portali per arrivare velocemente da qui al lago di Dokar. We'll be watching. Good luck. Vi osserverò. Buona fortuna. Questo andiamo. Ah, qua c'è il picco, ok. E qui, al Dokar Village. Let's go. In fondo al mar. In fondo al mar. Lake of Dokara. Ok, dobbiamo andare a nord. Se ricordo bene, non qui, che c'è il nostro amico. Parliamoci del nostro amico. No, ok, non ci dice niente di nuovo. Vabbè, ciao amico. Amico delle conchiglie. Allora, se andiamo qui invece dovremmo uscire nella open map e poter andare al picco del tormento. Guardate, possiamo cambiare il tempo anche qui. Che top. Un giant prism, ma non possiamo farci ancora niente. Un po' di giorno, grazie. Allora, picco del tormento. Ah, giustamente qua non potevamo farci niente perché era così. Dobbiamo soleggiare il tutto. Carino. Non si torna indietro adesso. Siamo dietro di te. Il tormento. Ok, c'è un salvataggio. Ok, allora direi di salvare e avanziamo giusto un pochino perché sono curioso, però dovremmo staccare.
si è fatta già tardi. È giusto vedere questi mostri che stanno facendo. Ok, sono influenzati. C'hanno un zoom. Quanto? The Cyclop. Quanti punti ferita c'hanno questi due? 350, ma è tantissimo. Ma sono pazzi? È così, vediamo quanto gli facciamo, dato che dice che facciamo più danno sia con uno che con l'altro. Vabbè, li disintegriamo. Cosa si stanno facendo? Flash shield. Ah, ok, sono messi lo scudino. Tutto lo scudo. Ok. Più che fattibile. Ovviamente sono di quei mostri che se li attacchiamo potenziati li disintegriamo. Va bene. Ok, però non voglio proseguire oltre. Volevo soltanto capire cosa stiamo per affrontare qui. Quindi andiamo a salvare. Qui sotto si può scendere. Guardate quello. Oh, chi è? Benvenuto a bordo, benvenuto o benvenuta a bordo. Cicida, benvenuta a bordo, forse benvenuta per il nome, dimmi un po' tu. Io sono il capitano Drakshan, benvenuto a bordo della Draco Mistere, la nostra nave che naviga per il Twitch alla ricerca di misteri e leggende dei vari videogiochi. Versus, benvenuto o benvenuta a bordo anche a te. Se volete presentarvi in chat, benvenuti entrambi. Grazie mille per il follow. Noi siamo qui a giocare a Sea of Stars. Lo stiamo portando quasi tutte le sere, tranne il mercoledì che facciamo la live con mia figlia Rox, facciamo la live pirata. Se vi interessa seguirmi sui vari social, abbiamo Instagram, dove metto le storie praticamente quando vado in live, eccetera. E trovate anche tutti i vari disegnini che ho fatto per Linktober. Oppure Discord, dove si cazzeggia tutti quanti allegramente insieme. Oppure, se vi interessa rivedere il live che ho fatto fino ad ora, carico tutto su YouTube. Direi che questa è la mia presentazione. Se volete presentarvi, benvenuti. Noi siamo arrivati qui a questo picco del tormento. Ho salvato, risalvo per sicurezza, non si sa mai. Ed eccoci qui, pronti. Però siete arrivati proprio in dirittura di arrivo. Quindi se volete presentarvi, mi fa piacere, facciamo quattro chiacchiere mentre cerco praticamente un raid. Facciamo le live praticamente dalle 6 del pomeriggio fino alle 8 e poi dalle 22 a mezzanotte. Sono due live che faccio al giorno e sono qui. Allora, intanto vediamo un po' chi è live a quest'ora, chi potremmo fare un bel raidino. Da chi possiamo andare questa sera? Vediamo un po'. Allora. Da qualcuno da cui non andiamo da un po' di tempo. Ah, ieri non sono riuscito ad andare al JPP. Sì. Ci potremmo andare stasera. Vi porto a fare un bel Mexico Time. Spammate per chi può la Mexico Emote. E andiamo a trovare JPP, ragazzi. Vi auguro buona serata. Ci vediamo domani pomeriggio alle 6 per finire, si spera, l'arena di Like a Dragon Gaiden. Un bacione a tutti quanti. Grazie ancora per i follow, Cicida e Versus.
Se volete, ci sono i vari social dove potete trovarmi. Buona serata a tutti. Andiamo da JPP. Un bacione. 3, 2, 1. Let's go ride. Ciao.